ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Un ben ritrovati da parte di Andrea Maggi qui su Radio Dolce Vita con il nostro appuntamento settimanale con la poesia, con la musica e con gli aforismi. Riprendiamo dopo le vacanze natalizie, vacanze che ognuno avrà passato con i propri cari, spero nel migliore dei modi, vacanze che sono anche state per tutti noi un po' un modo di riposarsi e di stare un po' in relax, magari davanti alla televisione guardando un buon film. E proprio guardando un film di parecchi anni fa ho trovato l'ispirazione per l'oggetto della puntata di questa sera. E il film qual è? Il film è un bel film, anche se è stato un po' criticato, diciamo, per un suo romanticismo un po' eccessivo, con Richard Gere, ed è Autumn in New York. Una fotografia splendida per questo film, un film, diciamo, anche triste, perché è un po' una versione moderna di Love Story, un film che per le persone della mia generazione ha rappresentato così un momento particolare di commozione al cinema. Ebbene, in questo film, di cui non vi dico la trama qualora non l'abbiate ancora visto, vengono citate alcuni brani di due poesie di un'autrice poco conosciuta, il cui nome è Edna Vincent Milley, è una poetessa statunitense che è morta nel 1950, e io vi propongo questa sera non gli stralci, diciamo, citati nel film, ma le due poesie. E iniziamo con la prima, una poesia molto particolare, che si chiama Il mondo di Dio. Ah, il mondo, non posso tenerti abbastanza stretto. I tuoi venti, cieli grigi che si aprono, le tue nebbie che arrotolano e coprono i tuoi boschi. In questo giorno d'autunno il dolore, il sollievo è ancora altro, ma si piange a colori per schiacciare questo dirupo desolato, per sollevare il destino a questo nero promontorio. Mondo, mondo, io non riesco a tenerti così vicino. Da tempo ho conosciuto la gloria in tante cose, ma la ignoravo in tutto questo. Qui c'è una tale passione che mi spiega lontano, Signore. Io incuto timore. Tu hai fatto il mondo così bello quest'anno. La mia anima è vigorosa, ma alberga al di fuori di me. Lascia cadere una foglia verde, ti prego, ma che nessuno richiami l'allodola. L'altro testo è citata proprio un'allodola, ed è un testo intitolato a un giovane poeta. Il tempo non può staccare l'ala dell'allodola dall'allodola. L'allodola e l'ala insieme cadono una piuma sola. Nessuna cosa che abbia volato né l'allodola né te può morire come gli altri. Una poesia d'amore, quest'ultima soprattutto, di una tenerezza e di una intensità, a mio parere, fortissimi. La poetessa ha scritto tante cose, tutte, diciamo, permeate da una predilezione per i motivi romantici, e questo motivo romantico lo vediamo nella prima poesia che vi ho citato, cioè c'è questo stupore del poeta, c'è questo stupore di fronte al mondo. Dice: tu, Signore, hai fatto il mondo così bello, e sembra quasi che con stupore sia la prima volta che il poeta si accorge di questo mondo così bello, dei boschi. E perché se ne accorge? Perché in questo giorno di autunno, dice, si piange anche a colori, perché il mondo è talmente bello, è talmente vasto che non riesce a tenerlo stretto. E infine l'altra poesia è una dichiarazione d'amore, dicevo, credo che ciascuno di noi vorrebbe sentire, cioè l'ala dell'allodola dall'allodola non può essere staccata, la lodola e l'ala insieme cadono eventualmente, ma cadono una piuma sola, e nessuna cosa che abbia volato, né la lodola né te, può morire come gli altri. Temi molto romantici, come vedete, con un linguaggio anche, se vogliamo, molto, molto giovanile, molto fresco, molto, molto contemporaneo, nonostante la poetessa abbia
diciamo, vissuto nella prima metà del secolo scorso. Una poetessa americana che ha ottenuto nel 1923 il premio Pulitzer per la poesia, è stata la terza donna a ottenere questo riconoscimento, è stata una delle prime femministe anche, ed ebbe una vita, se vogliamo, molto libera, qualcuno direbbe anche libertina, contrassegnata da molti amori. Ebbe un matrimonio, naturalmente, ha scritto di tante cose, ha viaggiato a Parigi e in altri posti, fino a quando, dopo la vittoria del premio Pulitzer per la poesia, dopo aver sposato un avvocato, nel 1925, assieme al marito, compra una grande tenuta nello stato di New York, Steepletop, una tenuta di 250 ettari, dove costruiscono una rimessa, uno studio, un campo da tennis, e diventa un po' questa tenuta il buon ritiro di artisti. Tanto che ancora oggi la colonia continua, questa tenuta, chiamiamola colonia, continua ad offrire residenze di un mese a degli scrittori, a degli artisti visivi e a dei compositori non solo degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi. Abbiamo parlato delle allodole, che sono anche un po' il simbolo non solo dell'essere mattinieri, ma anche sono un po' il simbolo della libertà, sono un po' gli uccelli più delicati che possiamo conoscere. E parecchi anni fa, nel 1981, un nostro grande cantautore, Franco Battiato, ha scritto una bella canzone, proprio intitolata Gli uccelli. Ascoltiamola insieme. Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Thank you.
gli uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Abbiamo parlato di allodole, abbiamo ascoltato questa bella canzone di Franco Battiato e ho trovato un bel aforisma di Boris Vian, che è stato un scrittore, un paroliere, un drammaturgo, nonché un poeta e anche un musicista francese, questo aforisma che vi propongo. Gli uccelli sono responsabili di almeno tre grandi maledizioni che colpiscono gli esseri umani. Ci hanno dato la voglia di arrampicarci sugli alberi, di volare e di cantare. Appuntamento alla prossima settimana qui su Radio Dolce Vita con Ed è subito sera. Avete ascoltato Ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.